Buongiorno a tutti, siamo al Festival Statistica, la sessione su una sanità attrezzata per il futuro e siamo molto onorati di ospitare nel nostro festival un parterre d'eccezione per riflettere proprio sul futuro della sanità e per ragionare su quale possono essere le linee strategiche fondamentali per garantire una sanità per il futuro. Noi sappiamo che l'epidemia è arrivata in un momento particolare della storia del nostro paese, è arrivata in un momento in cui due questioni fondamentali si evidenziavano. Da un lato non si era ancora, risollevato il nostro paese dagli effetti della crisi che avevamo passato a partire dal 2008-2009, continuando col 2013, le disuguaglianze erano particolarmente aumentate, raddoppiata la povertà, triplicata per bambini e giovani, quindi una situazione, da un punto di vista della coesione sociale, difficile. E dall'altro anche un paese che era arrivato indebolito, reso più vulnerabile di fronte all'epidemia anche dal non adeguato investimento in sanità pubblica che c'era stato negli ultimi anni, con una spesa sanitaria che era rimasta stabile nel tempo a fronte di un aumento dei bisogni, a fronte di un aumento dell'invecchiamento, della popolazione e con gravi problemi di integrazione tra sanità e assistenza sociale e gravi problemi sul piano del potenziamento della medicina territoriale. Tutto questo ovviamente ha fatto sì che l'impatto dell'epidemia fosse un impatto non soltanto critico da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista sociale, delle conseguenze sociali. Da un punto di vista appunto delle disuguaglianze che già erano elevati. Ora, la prima, il primo quesito che vogliamo porci è proprio questo: siamo realmente attrezzati per il futuro? Che cosa ci ha insegnato quello che è successo? Quali possono essere le sfide che veramente devono essere affrontati in una fase in cui il paese si sta apprestando proprio a disegnare delle linee strategiche fondamentali, sia attraverso il Recovery Fund, sia se si utilizzerà attraverso il MES. Allora, partiamo con questa, riflessione, in particolare con la professoressa Nerina Dirindin. Nerina Dirindin, che è un'economista sanitaria, docente dell'Università di Torino di Sistemi di Welfare e di Scienze delle Finanze, che però ha anche dalla sua una grande esperienza nell'istituzione. Un'accademica che ha avuto esperienza nell'istituzione come direttore della programmazione sanitaria, assessore nella regione Sardegna, sia della sanità che del sociale, questo è un elemento importante dal punto di vista dell'integrazione, e membro anche del Parlamento. Quindi una riflessione a tutto tondo su quelle che pensi possano essere le vere sfide che abbiamo di fronte. Prego. Grazie Linda, grazie dell'invito e di questa occasione di confronto. Visto che il tempo a disposizione è veramente poco, vado subito a cercare di affrontare il quesito che tu ci hai posto. La premessa è che il nostro sistema sanitario ha dimostrato di poggiare su pilastri solidi, perché è stato costruito per non lasciare nessuno senza tutela della salute, e questo è importante per tante ragioni, ma in particolare in un momento di grande perdita di occupazione che potrebbe invece mettere in difficoltà le persone che non hanno una copertura assicurativa. Detto
Però l'esperienza ci ha insegnato che abbiamo molto da fare per migliorare il nostro sistema sanitario. E allora io provo a guardare che cosa si potrebbe pensare di fare, che cosa abbiamo imparato, cosa abbiamo imparato meglio, perché alcune debolezze le conoscevamo anche prima. Ma purtroppo la stagione era una stagione in cui la tutela della salute veniva sempre percepita soltanto come un costo e non invece come un investimento sulla qualità della vita delle persone. Questo modo di pensare è in parte superato, dobbiamo non perdere l'occasione per fare in modo che venga rispettato quanto già insegnato. E allora qui ho cercato di capire se avevo una sintesi, come la statistica sa fare, rispetto a ciò che nel futuro potremmo pensare di sottolineare. Non ho dei numeri, ma ho delle parole chiave. Le parole chiave che ho sintetizzato sono tre: cultura, riequilibrio e integrazione. Cultura, perché quello che abbiamo capito è la cultura della tutela della salute, le competenze per le politiche per la salute, che sono venute meno soprattutto nel corso degli ultimi 10-15 anni, tra gli operatori demotivati rispetto ad una sanità sempre più impoverita e anche fra le persone che si trovavano in difficoltà a poter accedere ai servizi. Quindi noi abbiamo bisogno di un grande cambiamento culturale che non deve essere dimenticato per concentrarsi soltanto sui piccoli ritocchi organizzativi o soltanto sulla crescita delle risorse finanziarie a disposizione. Se ci fossero anche tante risorse, anche rinnovamento organizzativo, ma non cambiasse la cultura con la quale vengono affrontati questi problemi, ovviamente avremmo messo soltanto delle toppe. E quando dico un grande rinnovamento culturale, a che cosa penso? Penso a, primo, al fatto che non dobbiamo lasciarci prendere dall'idea che il sistema che noi abbiamo sia dato per scontato e non va accudito e attrezzato in modo adeguato e in questo caso anche riparato delle difficoltà in cui si è venuto a trovare. Secondo, importante, ce l'ha insegnato il Covid più che qualunque altra cosa, un grande cambiamento culturale che abbia al centro il rispetto della dignità della persona umana. Può sembrare un'enunciazione di principio vaga, ma in realtà se noi pensiamo a quello che è successo agli anziani, quello che è successo alle persone fragili, a quelli che soffrono di salute mentale, a grandi patologie di disabilità, che in parte succedeva anche prima, ma che è stato ingigantito dalla pandemia, la prima cosa che è stata lesa è il rispetto della dignità umana, che sta nella Costituzione, sta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sta nella Convenzione ONU per le persone con disabilità. E noi non possiamo permettere che un sistema sanitario accetti che in alcuni ambiti, in alcuni territori, le persone non siano rispettate quando vengono accolte e curate con una particolare attenzione alla loro dignità, di tutti, non soltanto dei pazienti ma anche degli operatori, perché anche la dignità degli operatori in qualche caso è stata calpestata attraverso il mancato riconoscimento della professionalità e anche attraverso un riconoscimento economico non adeguato. Il secondo aspetto culturale che mi piace sottolineare riguarda l'importanza del lavoro di cura. Il lavoro di cura, salvo quello erogato dalle persone, dai professionisti iperspecialistici, è stato sempre trascurato nella cultura nostra, non solo in Italia, ma soprattutto in Italia. È stato spesso guardato come un lavoro di serie B, sottopagato, oggetto di contratti di lavoro
oggetto di posizioni molto precarie e molto poco gratificanti per chi le fa, e per lo più affidato alle donne, e qui si crea anche, si aprirebbe anche la questione del lavoro di cura che in questo periodo in particolare hanno svolto le donne in modo enorme. E allora riconoscere il valore del lavoro di cura vuol dire poi dopo pensare che un sistema di welfare, un sistema sanitario, si poggia su una risorsa fondamentale che è quella del personale, e tutto il personale che è in grado di contribuire a assistere, ad accogliere le persone, deve essere strutturato dentro il sistema, perché il personale non strutturato non può avere necessariamente livelli di formazione, sentimenti di appartenenza, orgoglio di appartenenza a un sistema qualificato, che invece sono indispensabili per poter garantire assistenza in maniera adeguata. Passo alla seconda parola, riequilibrio. Riequilibrio la uso per dire che noi dobbiamo usare questi anni che abbiamo di fronte per superare i tanti squilibri che ci sono stati, dalle diseguaglianze agli squilibri. E spesso si fa riferimento agli squilibri territoriali e fra regioni. In realtà non è sufficiente guardare a questo aspetto, perché intanto gli squilibri sono fra regioni e dentro le regioni. Poi ci sono squilibri tra gruppi di popolazione, tra persone per classe di età, tra persone con, ad esempio, io credo che noi dobbiamo fare un grande investimento nei confronti dei giovani, dei bambini, dei giovani e dei giovani adulti, pur non negando l'importanza della terza età e dei bisogni eccezionali della terza età, tra persone di diversa appartenenza socio-economica, tra persone dotate di diverse risorse, anche culturali, e che quindi possono meno facilmente essere in grado di avvantaggiarsi dei servizi che vengono messi loro a disposizione. Ci sono riequilibri fra aree di intervento, tra l'acuzie e la cronicità. C'è stata una supremazia dell'acuzie e un, mi verrebbe da dire, abbandono, forse eccessivo, ma insomma una trascuratezza soprattutto nella dotazione di risorse nei confronti della cronicità. Su questo bisogna riequilibrare l'attenzione. C'è un riequilibrio importante. Abbiamo osservato in tante occasioni, c'è un grande riequilibrio fra la capacità che ha la nostra amministrazione pubblica in generale di fare enunciazioni di principio e la attuazione pratica di ciò che si è enunciato. C'è stato in questi anni un divario enorme fra quello che si diceva che si doveva fare e quello che è stato fatto, perché non ci è stato messo abbastanza impegno nel dare attuazione, impegno in tutti i sensi, perché non c'è sufficiente competenza, perché non c'è sufficiente capacità di monitorare e di valutare risposte a quello che è stato fatto. E poi c'è un grande riequilibrio fra politiche sociali e politiche sanitarie. Se posso dirlo, le politiche sociali servono anche alla sanità. La sanità non deve aver timore di un rafforzamento delle politiche sociali, perché la sanità in qualche caso fa fatica a svolgere il proprio ruolo perché a fianco non ha politiche sociali strutturate, finanziate e consolidate come invece c'è nel mondo della sanità. Questo riequilibrio è fondamentale e va fatto in una maniera intersettoriale. E così arrivo alla terza parola, l'integrazione. Abbiamo sempre l'abitudine di lavorare per compartimenti separati l'uno dall'altro. Questo è il momento di superare gli orgogli, le rivalità, il desiderio di supremazia di ogni piccolo ambito di intervento, di ogni potere, e imparare a lavorare in maniera integrata fra professionisti, fra istituzioni e fra politiche di settore.
se noi non impariamo ad integrarci, anzi, se noi non impariamo a coordinarci e non mettiamo in campo uno sforzo eccezionale per fare in modo che ciò che verrà fatto non sia solo la somma di tanti piccoli interventi, ma sia una visione complessiva coordinata, ciò che faremo, come dicevo, tapperà qualche buco, ma non risolverà i problemi che invece in questi mesi abbiamo imparato a sottolineare e a condividere tutti quanti. Grazie. Mi sembra di essere stato nei tempi. Bravissima proprio. Allora, adesso passiamo invece al professor Giuseppe Ippolito, che tutti conoscete, che è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive dello Spallanzani. E qui effettivamente quello che mi interesserebbe proprio che venga focalizzato è proprio le lezioni che ci pone l'epidemia che abbiamo vissuto, cioè che cosa possiamo trarre per il futuro da questa epidemia nella vostra, anche alla luce dell'esperienza che c'è stata, tra l'altro il professor Ippolito ha fatto parte anche ovviamente del comitato tecnico scientifico, quindi il suo impegno è stato un impegno che va al di là di quello che ha fornito nell'ambito dell'Istituto Nazionale dello Spallanzani. Prego. Grazie per questa possibilità e complimenti soprattutto perché la statistica tutti pensano che sia come il pollo di Trilussa, invece noi abbiamo bisogno di modelli di statistiche, abbiamo bisogno di modelli nella previsione. Questa epidemia ha messo in evidenza come noi non siamo riusciti, il mondo non è riuscito a far tesoro dei modelli e della possibilità di mettere in rete le competenze. Io trovo che quello che ha detto la senatrice Di Rindin sia di estrema importanza. E vorrei usare questi minuti che mi sono stati dati per fare due considerazioni. La prima, un commento a quello che Nerina ha detto. Io penso che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è un sistema, e noi spesso devastato dalla modifica del titolo quinto, e che nessuno ha avuto il coraggio di portare avanti una battaglia ha bisogno però di essere difeso, perché noi non ci rendiamo conto di quanto è vero che avere un accesso universale e gratuito ha bisogno di essere accudito, perché un sistema così che deve essere protetto, riparato, protetto dalla invasione del privato, che è un'invasione solo per fare profitto, deve essere riparato, perché in questi anni abbiamo avuto tanti di quei danni a quello che era il modello iniziale, e quindi ha bisogno di una manutenzione nuova, poi di una manutenzione costante, perché il definanziamento porta a una demanutenzione. Io sono totalmente d'accordo con l'integrazione tra il sociale e il sanitario, e poi però ha bisogno di una nuova regola etica e di un nuovo modello onesto. L'ANAC proprio in questi giorni, nella pubblicazione del costo unitario per caso gestito da parte delle diverse regioni, ci insegna che noi abbiamo la necessità di rivalutare come i sistemi sono etici e come i sistemi possono essere onesti. Ma questo ci porterebbe troppo lontano. Quello che credo che invece sia indispensabile è che questa epidemia ci faccia riflettere sul valore della preparazione, di quella che in inglese si chiama preparedness, che è un po' più del prepararsi, perché noi dobbiamo pensare che dalla fine degli anni 90 siamo andati ad un progressivo disinvestimento, ma soprattutto un disinvestimento mentale su quello che è stata la preparazione, pensando che le cose toccavano solo agli altri, che noi eravamo protetti dal doverci impegnare nel difendere un modello di risposta. Poi abbiamo pensato che tutto si potesse gestire col modello dei terremoti, e invece le infezioni sono diverse dai terremoti. I terremoti finiscono, esauriscono la loro azione
le infezioni continuano all'interno, e per capire come abbiamo bisogno di modelli dinamici, di modelli di sviluppo. Purtroppo l'Italia non si è distinta per modelli di questa evoluzione, così come non si è distinta per accesso pubblico ai dati dell'epidemia. È un aspetto che pone problemi, così come non è stato possibile far sì che ci fosse una partecipazione, una sensibilizzazione sufficiente alle grandi scommesse che il paese faceva. E vorrei ricordare che l'Istat e la dottoressa Sabatini in particolare hanno costruito un modello su scala paese per definire i bisogni precisi per fare una prevalenza nazionale, e la partecipazione è stata limitata, i tempi burocratici di attivazione lunga, una inutile invasione da parte di problemi di privacy che hanno fatto sì che una grande occasione venisse, non dico proprio persa, ma almeno non utilizzata al meglio. Per fare preparedness ci vuole visione, e la visione è un'altra di quelle cose che noi dobbiamo riuscire a costruire. Per visione significa sapere che cosa succede, significa capire come queste cose funzionano, e solo allora riusciremo a gestire un modello di risposta. Se non facciamo questo, noi non ne veniamo fuori. Poi gli investimenti, si debbono fare gli investimenti sulla preparazione con lo stesso criterio con cui si fanno gli investimenti sui terremoti, e con lo stesso investimento con i quali si fanno i vigili del fuoco, pensando che quello che noi investiamo oggi in preparazione lo troveremo domani quando ci succederà qualcosa. A chi pensa che si può sottofinanziare o definanziare perché tanto non succederà niente, sbaglia, perché prima o poi qualcosa succede. Tutti si avevano pensato che non sarebbe più successo niente. Se non avessimo fatto un grande investimento per l'AIDS, non avremmo avuto quello che abbiamo, non avremmo avuto questa possibilità di rispondere a questa epidemia. L'Italia si è distinta, oggi c'è un buon modello di analisi pubblicato dagli inglesi, ma dobbiamo pensare che questo successo è frutto di investimenti di anni passati, è frutto di attività che non sono più manutenuti oggi. C'è bisogno di ricostruire un percorso, tornando indietro alla metà degli anni 90, quando questi grandi investimenti furono fatti. Da ultimo, così ho esaurito il mio tempo, ci vuole una continuità di coordinamento. Ritorno alle modifiche del titolo quinto. Non si può pensare di gestire epidemie, fare programmazioni senza modelli, senza esercitazioni, senza lavoro quotidiano, ma soprattutto senza una catena corta di decisioni. Quella che si chiama catena di comando oggi passa attraverso 20 regioni, dove la politica deve mettere bocca sempre, dove deve far pensare di fare meglio degli altri. No, rimettiamo insieme le coscienze, rimettiamo insieme la consapevolezza e cerchiamo di utilizzare al meglio, integrandole, le competenze che questo paese ha, perché noi abbiamo competenze sanitarie, scientifiche, organizzative, logistiche, ma abbiamo bisogno di una visione per il futuro. Non possiamo pensare che reinventiamo modelli che sono passati o ritiriamo fuori dalle tombe defunti e li facciamo rivivere. Questo sistema non se lo può più permettere. E così vorrei dire, come in questo momento il professor Locatelli starà raccontando a Bologna che lì ci sono due dei primi 10 istituti mondiali, non sulla sanità, in tema della fisica, delle altre scienze, così noi dobbiamo pensare che esiste un modo per ricostruire un modello di sanità diversa, concentrando e centralizzando le competenze, evitando quegli imbecilli che tutti i giorni fanno i titoli giornali pur di voler apparire dicendo io ho fatto meglio. No, noi siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo avere umiltà e consapevolezza per andare avanti. Ben venga che l'Istat col Festival della Statistica voglia rinverdire questo modello di gestione. Grazie. Grazie mille, veramente per noi è veramente molto importante quello che stiamo facendo, anche perché la statistica è proprio
al servizio delle decisioni e al servizio del disegno delle politiche. Senza la statistica, giustamente come tu dicevi, e senza la capacità anche di costruire e di innovare continuamente con nuovi modelli, non avremmo la possibilità poi di prevenire adeguatamente le situazioni. Vediamo adesso a Ranieri Guerra, che è direttore OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, direttore generale aggiunto, per fare una riflessione sui punti di forza e i punti di debolezza con cui dobbiamo fare i conti, diciamo così, nel nostro paese in relazione agli altri paesi avanzati, cioè quali a questo punto possono essere, diciamo, le sfide per la sanità del futuro che l'Italia deve vincere in relazione a arretramenti, diciamo, comunque a una situazione peggiore rispetto ad altri paesi, e quali invece sono gli elementi di forza del nostro sistema che è necessario, diciamo, continuare a consolidare. Sì, grazie a tutti. È una buona opportunità di discussione su quello che ci dovrebbe aspettare. Quello che dovremmo anche aspettarci rispetto alla emersione non ancora completa da una situazione così critica. E io direi che il vantaggio competitivo che ha il Paese nei confronti di tutti gli altri è la persistenza comunque di un sistema universalistico ad accesso normativo, perlomeno, se non pratico, totalmente universale e libero. Questo, per esempio, dal punto di vista nostro dell'Osservatorio di Ginevra, per quanto riguarderà la disponibilità, la distribuzione e l'accesso a vaccini, terapie innovative, ancorché costose, diagnostica avanzata, tutto quello che è il pacchetto che in qualche misura nei prossimi 3 mesi sarà messo a disposizione globale, è un sistema di garanzia dove sarà sicuramente necessario sorvegliare che avvenga quanto il legislatore aveva previsto che debba avvenire, ma insomma non ci sono pilastri anti-distribuzione, non ci sono barriere finanziarie all'accesso, non ci sono resistenze anche dogmatiche come in altri paesi per quanto riguarda le priorità di accesso e di distribuzione. Questo è importante perché è uno dei punti dove l'organizzazione per cui lavoro sta cercando disperatamente, devo dire, di preparare una politica di accesso e di distribuzione che possa essere rispettata da tutti i paesi membri. Sarà molto difficile, lo abbiamo già visto, c'è una competizione in corso non soltanto tra i produttori, ma anche e soprattutto tra gli stati membri che hanno cofinanziato, stanno partecipando al cofinanziamento dei trial più avanzati e più importanti, soprattutto per il vaccino. Questo è un elemento assolutamente importante, è difficilissimo prevedere che la logistica, per quanto avanzata e organizzata, possa permettere la distribuzione di 6 miliardi di dosi di vaccino nel giro di qualche mese. Ci vorranno probabilmente tempi molto dilazionati, ci vorrà una strategia comune che in questo momento non vedo. È un po' quanto è accaduto all'inizio dell'epidemia per quanto riguarda l'accaparramento in competizione dei pochi dispositivi di protezione individuale che erano disponibili sul mercato globale. La corsa alle mascherine, la corsa ai disinfettanti, la corsa anche alle poche terapie che in quel momento sembrava fossero efficaci o comunque disponibili almeno per un tentativo. Abbiamo visto cosa è successo, la Germania ha avuto dei tassi di mortalità inferiori soprattutto perché aveva un fortissimo investimento sulle terapie intensive, quindi non sono andati in sofferenza per quanto riguarda l'accesso a terapie avanzate intensivistiche, cosa che invece è accaduta praticamente in tutti gli altri paesi e l'abbiamo visto molto bene in difetto o quantomeno in gestione non ottimale dei flussi territoriali. Quello che è accaduto in Lombardia credo che sia una delle lezioni più dure
che abbiamo appreso nel nostro paese. Ma ci sono altre cose che sono, diciamo, fisiologiche nella struttura in cui siamo e che dovrebbero cambiare, anche se sarà molto difficile poterlo fare. Io ho apprezzato molto l'accenno al cambiamento culturale, al cambiamento di paradigma, che in qualche modo è una costante nel sistema sanitario, nello sviluppo dei sistemi e dei servizi sanitari dappertutto. Il più grosso errore che si può fare è di mantenerli statici e di non cercare di adeguarli a come la popolazione cambia, a come i bisogni cambiano, a come le strutture sociali, a come le strutture di famiglia, come l'urbanizzazione, tutto quello che sappiamo essere, diciamo, la base del vivere sociale, del vivere consociato, cambia. E probabilmente questo è il problema maggiore, che riguarda anche l'apparato della ricerca scientifica. Siamo in una situazione veramente paradossale, perché mai prima d'ora la ricerca è riuscita a garantire presidi, strutture, dispositivi e conoscenze in maniera così rapida come durante l'epidemia. Allo stesso tempo, però, la ricerca ha generato conoscenza che è stata travolta dalla rapidità di espansione del contagio. Quindi anche la mia organizzazione, che si fa un vanto di esprimersi e di dare raccomandazioni e linee guida esclusivamente in base ad una evidenza, ad una conoscenza che viene maturata dalla ricerca, in qualche modo si è posta alla rincorsa continua di definizione di caso, di utilizzazione, di indicazione sull'utilizzazione delle mascherine, di che cosa serve, dove e quando. Questo è il paradosso: la scienza deve riformare anche il proprio modo di operare, la ricerca deve modificare per esempio la conduzione dei trial clinici in maniera tale che, pur nel rispetto della qualità, degli standard, di tutto ciò che è la sicurezza a favore del paziente, tuttavia la produzione, la generazione di oggetti validi per il contrasto a un'epidemia come questa siano disponibili in maniera molto più rapida. Non ci si può permettere di ricorrere a attività che sono quelle inventate dai veneziani durante la peste dell'Europa del 600, insomma. Qui abbiamo avuto il ricorso a delle azioni, chiamiamole estremamente primitive, perché la separazione, la quarantena, l'isolamento, insomma, sono cose che francamente non ci saremmo mai più voluti vedere in azione pratica dopo averle lette e studiate nei libri di storia. Però questi sono i presidi fondamentali che ancora oggi sono quelli che ci permettono di mantenere la curva epidemica, che pur cresce, sotto controllo. Devo dire un'altra cosa sulla parte economico-finanziaria. Insomma, sì, l'evidenza è stata quella del depotenziamento, direi lineare e continuo, senza una mente critica che potesse dire dove risparmi erano possibili e dove viceversa sarebbe stato necessario investire, ma investire in maniera massiccia, prolungata e con una visione temporale adeguata. E nel 2001 la Commissione sulla macroeconomia e la salute aveva dato delle indicazioni precise, insomma, era stato un esercizio durato qualche anno che aveva sottolineato ancora una volta, noi lo sappiamo perché lavoriamo nel settore, ma magari il decisore politico questo non era adeguatamente formato o colto per recepirlo, l'investimento in sanità è un investimento vero che genera non soltanto salute ma genera anche ricchezza in vari modi, non stiamo qui ad elencarli tutti. Insomma, 2001-2020, sono passati 19 anni, non mi pare che sia cambiato in maniera massiva lo scenario prima dello scoppio dell'epidemia. Un altro elemento di cultura è stato quello a cui accennava Beppe Ippolito. Un altro elemento della cultura mancante su cui dobbiamo capitalizzare è la cultura del rischio, che porta alla cultura della preparazione, alla cultura del tenersi pronti per certo tipo di risposta che non possiamo permettere ci travolga ancora una volta come è stato all'inizio dell'epidemia, pur in presenza di un'allerta che è stata dichiarata e su cui per 45 giorni quasi tutti i governi occidentali hanno fatto finta che riguardasse altre persone, altri paesi,
e in qualche modo fosse possibile impermeabilizzare i propri confini e renderli appunto impermeabili rispetto a questo attacco, vero e proprio attacco biologico, un attacco virale di questa natura. Un piccolo appunto su quello che potrebbe essere necessario, è il mio timer, un piccolo appunto su quello che forse sarebbe anche opportuno promuovere, sempre dal punto di vista della ricerca e della scienza. Molto poco è stato fatto, anche se molto è stato detto, su tutto ciò che è scienza della popolazione. Ho visto crescere molto la cultura manageriale, la cultura gestionale, soprattutto a livello ospedaliero, un po' meno a livello territoriale. Però la cultura della popolazione, cioè come le popolazioni cambiano, come le comunità evolvono, quali sono le problematiche sociali, sanitarie, quali sono i rischi che questa evoluzione in qualche modo implica, avere la percezione di dove andremo con la nostra gente da qui a 5 anni, io credo che sia una cosa fondamentale, possa e debba essere studiato, perché solo in questo modo potremo, per esempio, opporre una comunicazione, un'informazione efficace a tutto ciò che abbiamo visto tragicamente, non soltanto negli ultimi tempi, ma anche prima, per quanto riguarda, ad esempio, vaccinazioni e tutto il resto, che in qualche modo sono il pilastro della preparazione, sono il pilastro di una cultura vera del rischio tra la nostra gente. Anche quanto accennava Beppe in maniera forbita, nel suo linguaggio, cioè la marea di soggetti che intervengono per garantirsi visibilità, promozione e anche qualche spazio politico, scusatemi se lo dico, all'interno di questa evoluzione epidemica, tutto ciò ha, direi, analogo peso di quanto possa aver peso un'informazione corretta da parte di professionisti che sanno quello che dicono, semplicemente perché l'uditorio è quello che è, perché la struttura di supporto giornalistica, di stampa e di informazione è quella che è, perché i giornali vengono venduti sparando scemenze piuttosto che dicendo le cose come stanno, anche quando sono difficili. Io sono stato sistematicamente accusato di fare la Cassandra, a un certo punto ho smesso anche di dire qualsiasi cosa, proprio per evitare di andare a litigare con colleghi ed altri. Insomma, quello che vediamo con la riapertura delle scuole, con la ripresa della curva epidemica, con l'innalzamento che c'è stato negli ultimi 15 giorni dell'età mediana dei contagi che sono stati diagnosticati, eccetera, tutto fa presumere che stiamo andando verso una nuova fiammata di trasmissione comunitaria a livello di famiglia, con il rientro dei ragazzini che sicuramente, inevitabilmente, si ripeteranno durante la loro permanenza scolastica. E tutto questo all'interno di una dinamica di popolazione poco compresa tuttora, perché l'intervento territoriale che c'è stato ed è stato massiccio con il rafforzamento dei dipartimenti di prevenzione è, a mio modo di vedere, un rafforzamento abbastanza meccanico. Ecco, non è semplicemente aumentando il volume delle risorse umane, non è semplicemente aumentando i laboratori a disposizione, il numero di tamponi, eccetera, che si riesce a risolvere o quantomeno a trovare una quadra per una crisi di questo genere. È necessario investire parecchio anche sulla qualità, una diversa qualità degli interventi, una diversa qualità delle competenze, in modo tale che tutto quello che è stato predicato, la senatrice insomma ha detto molto bene, la componente integrativa tra sociale e sanitario, la componente integrativa e la continuità tra territorio, ospedale, eccetera, tutto quello che è il continuo spazio temporale gestionale del nostro sistema dovrebbe diventare l'elemento fondamentale di studio e di rafforzamento. Mi fermo qui. Un ultimo pezzo a cui tengo parecchio: forse è necessario anche cambiare leggermente la governance di sistema, non tanto su quello che compete a livello regionale, a livello nazionale, statale, eccetera, su cui credo che Beppe abbia detto benissimo, ma noi abbiamo altri esempi molto virtuosi sulla
come si può dire, sull'isolamento della componente di sanità pubblica, sulla sua completa autonomia sul livello nazionale piuttosto che sulla distribuzione regionale. La regionalizzazione per le cure, per la gestione degli ospedali, per la disponibilità di strutture di terapia, di recupero, riabilitazione, eccetera, è perfetta. Ma per quanto riguarda la sanità pubblica non si scherza e non è possibile ammettere variazioni regionali determinate da questa o da quella preferenza. Quindi molto probabilmente un'agenzia di sanità pubblica anche in Italia, così come in Inghilterra, come in molti paesi anglosassoni, come in Francia, potrebbe essere determinante e la butto lì. Grazie. Grazie mille a tutti e tre. Il professor Locatelli non può essere presente perché è ministro e non è riuscito a liberarsi in tempo come credeva e si scusa con tutti. E mi pare che ci sono alcuni punti di condivisione molto forti che sono emersi da questa riflessione. Un primo punto è che c'è bisogno di una reale vision nei confronti del delineare le strategie fondamentali che ci aspettano in questo momento, non soltanto dal punto di vista delle epidemie e della prevenzione di future epidemie e della gestione di questa fase di uscita dall'emergenza, ma più complessivamente per il sistema sanitario. Mi pare che si è evidenziato come sia fondamentale ridare una centralità potente alla dimensione pubblica del sistema stesso attraverso un'ottica di integrazione tra sociale e sanitario. Mi è parso molto importante la sottolineatura di quanto l'integrazione tra politiche sociali e sanitarie possa rafforzare le stesse politiche sanitarie, cioè il fatto di aver avuto delle politiche sociali particolarmente neglette, diciamo così, nel nostro paese, particolarmente povere, ha fatto sì che la sanità non ha potuto avvalersi, diciamo, di quel terreno su cui si poteva seminare molto e alleggerire anche il sistema sanitario e trovare nella cura della persona, con la persona al centro, una integrazione di tipo diverso. E mi pare che è stata fatta anche una riflessione molto importante sull'aspetto di quantità di risorse e qualità. È evidente che c'è bisogno, c'è un problema di quantità da un punto di vista finanziario e c'è un problema di quantità da un punto di vista delle risorse umane, ma questo non può essere affrontato solo così, perché c'è un problema anche di grande necessità di rinnovamento culturale e nello stesso tempo di forte formazione innovativa e anche di forte innesto di energie giovani. Siamo il paese che abbiamo i medici con un'età media più avanzata di tutti i paesi OCSE, così come siamo un paese dove anche la parte infermieristica, oltre a essere carentissima, perché siamo al di sotto della metà degli infermieri per abitante della Germania, ma anche lì il problema dell'età comincia a farsi sentire. Quindi una strategia ampia, di ampio respiro, che con urgenza deve essere fatta senza dispersione in mille rivoli, ma centrando nella sanità pubblica l'elemento e nell'integrazione l'elemento, diciamo, cruciale. Vi ringrazio a tutti e alla prossima, a presto.